Oggi ciambella! Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ciao a tutti e E benvenuti benvenuti nella qui. nostra cucina Sì, virtuale. oggi Se è non una lo dico simpatica io, lui non la ciambella. sa dire. Oggi una ciambella che è riuscita col buco, ragazzi. Una ciambella gluten free, lattosio free, non c'è glutine, non c'è latte e derivati, c'è soltanto Il buco bontà, c'è. naturalezza e un gran bel buco al centro. E allora spostiamoci di là e andiamo a vedere la ciambella di San Giuseppe e come si fa. Ed ecco i nostri buonissimi ingredienti per preparare la ciambella di San Giuseppe. Una rivisitazione in ciambella delle nostre zeppole di San Giuseppe. Se non le conoscete, vi metto il link. Se non le conoscete, vi metto il link qui. Sono il dolce tipico della nostra festa di San Giuseppe. Però sono fritte e contengono il glutine. Io sto facendo il mio mese senza glutine per vedere se ho una qualche intolleranza da cui mi scaturisce la mia emicrania. Ne avrete le tasche piene di sentirmi dire questo, ma voglio farvi vedere come una persona normale può cucinare senza glutine in maniera abbastanza semplice, senza modificare del tutto le proprie abitudini, e quindi man mano che io faccio i miei esperimenti su di me, vi traspongo le ricette che invento e provo. 250 grammi di farina di riso integrale, perché ok, chi mangia senza glutine mangia molto riso, però ragazzi ricordatevi che il riso è tutto zucchero, a meno che non compriate quello integrale, e idem la farina, usate farina di riso integrale dove c'è il germe dentro il riso, dove c'è tutta la sostanza del riso. Quindi io questa della Ecor, con questa della Ecor mi trovo molto bene. 130 grammi di riso di riso integrale. Io ho questo che ho preso alla Lidl e mi va più che bene. Rimarrà un pochettino più crocchetello, ma per quello che ne devo fare mi va più che bene. Una bustina di lievito per dolci, sia quello di Pane Angeli che quello della Lidl, sono entrambi senza glutine. Un pizzico di sale e una bustina di zucchero vanigliato. Non ho l'estratto di vaniglia né la bacca di vaniglia, se avete preferite quelle. Io purtroppo in questo periodo non ne sto trovando che mi piacciono. Tre uova intere. Integrali anche, giusto? No, integrali no, ma bio sì, e soprattutto di galline allevate all'aria aperta. 130 grammi di olio di semi, 130 grammi di acqua, del miele a piacere nelle quantità, perché servirà per guarnire successivamente la torta con un po' d'acqua oltre quella che vi sto dicendo, è un'arancia bio e delle scorzette di arancia. Come faccio le scorzette di arancia? Le preparo il giorno prima, semplicemente pelando le arance con un pelapatate, viene via solamente la parte arancione e lascia la parte bianca sull'arancia, quindi anche le arance possono essere conservate in quel modo, non seccano. E cosa faccio? Le metto a bagno e cambio l'acqua. Le metto per esempio nel pomeriggio, la sera cambio l'acqua, poi prima di andare a letto ricambio l'acqua, la mattina, stamattina ho ricambiato l'acqua e ora che è l'una meno un quarto sto per Quindi ogni utilizzarle. volta che andate in bagno cambiate anche l'acqua Esatto, quando fate l'acqua per voi cambiatela anche per le arance. Che scurrile, che No, scurrile, era per però capire. è un buon metodo per ricordarselo, per esempio. Questo serve a scaricarle dell'amaro eccessivo. È 150 barra 160, a seconda che la vogliate più o meno dolce, di zucchero integrale. Con lo zucchero potete arrivare fino a 200-220 grammi. Io la tengo un po' più bassa in zuccheri perché ci siamo abituati a mangiarla più meno zuccherina, però se voi siete 400 il miele. persone, infatti, se voi siete persone che mangiate molto molto dolce, potete anche aumentare la dose. Io sinceramente mi trovo più che bene così. Come vedete, lo zucchero di canna è questo, quello vero, quello che fa massa, quello che sembra Sembra sabbia sabbia, e ha veramente. un sapore molto particolare, non sa come lo zucchero normale. Assolutamente. Cominciamo subito.
Come prima cosa, in un pentolino mettete a bollire 130 g di riso, una scorzetta di arancia con dell'acqua. Portate a ebollizione e a cottura completa. Dopodiché raffreddate il riso sotto il getto d'acqua ed è pronto per essere utilizzato. Quello che avremo alla fine dell'ebollizione sarà questo: 130 g di riso cotto. È subito fermato nella cottura con l'acqua fredda. Adesso facciamo il nostro ciambellone. Essendo molto tardi e tra un po' si pranza, io farò tutto nel blender perché mi trovo molto molto bene. Cosa faccio? Dapprima verso le uova e le monto con lo zucchero. È scivolato, è scivolato. Velocità massima. Stoppiamo. Mettiamo l'olio, tutte 130 grammi. L'acqua, lo so che l'olio si misura in ml, lo faccio per avere un'unità di misura che tutti possano avere a casa facilmente. Fatevi la conversione se siete più pignoli. Poi qualche scorzetta di arancia, ne metto un 4-5, voilà, e poi un pizzico di sale, l'aroma di vaniglia. Il lievito lo metteremo in seguito. Faccio andare un po' il blender alla massima velocità. Spremo il succo di un'arancia. Questa è un'arancia siciliana, ragazzi, quindi è super succosa. Se voi le avete meno succose, usatene due. Verso dentro la farina. Quasi tutta, ne lascio solamente un pochino da parte. Questo, un 30 grammi, la lascio da parte. È super frullo. Arrivati a questo punto, aggiungo il lievito. Prendo il riso e lo verso nella farina che avevo messo da parte. E mischio la farina di riso con il riso integrale, così. È lo stesso concetto delle gocce di cioccolata. Per non far andare a fondo il riso, creo un grip esterno con la farina. Quindi do una rimestata col blender ancora velocemente per incorporare il lievito e quindi verso tutto il riso che non frullerò. In questo momento sto usando il bicchiere del blender a mo' di ciotola e mescolo. E adesso in forno, forno combinato, ventilato ed elettrico, a 180 gradi per una cinquantina di minuti nella parte mediana del forno. Dovete avere pazienza e l'impasto è molto liquido e provare sempre facendo la prova a stecchino. Io, usando anche il forno elettrico, cioè la parte della griglia, coprirò il tutto, specialmente nella prima mezz'ora di cottura, con l'alluminio. Nella seconda parte della cottura, l'ultimo quarto d'ora, 20 minuti, deciderò il da farsi a seconda del grado di cottura della torta stessa. Andiamo in forno. Mentre la ciambella è in forno, riduco a striscioline sottilissime un po' di scorzetta di arancia e prendo due cucchiai belli abbondanti di miele. Proprio ne faccio dei coriandolini, così anche gli oli essenziali vengono fuori. Allora, un bel cucchiaio e tre cucchiai. Metto sul fuoco con un goccio d'acqua, ma proprio un goccino, e faccio sciogliere ben bene. Voilà! Così, non di più, appena il fondo del tegame, e faccio sciogliere a fiamma bassa. Ok, la nostra torta è pronta, ancora incandescente.
cerco di tirarla fuori dallo stampo. A questo punto avremo questa riduzione di miele e scorzette di arancia che verseremo sulla nostra torta. Voilà, così la spalmeremo ben bene e renderà fantastica, ve lo assicuro, fantastica tutta la torta. Andate a vedere la ricetta delle zeppole e capirete il perché di questa colatura di miele, che vi assicuro non solo è indispensabile, ma è anche troppo buona. Ecco qua, ne metto un altro po'. Provatela, una torta senza latticini, gluten free, buonissima, buonissima. Vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo. Riaccendo la videocamera con la torta ancora caldissima ma tagliata, per farvi vedere che è completamente lievitata e morbida morbida. Quindi provate la nostra ciambella di riso e diteci cosa ne pensate. Ci vediamo dopo le foto. E ciao! Guarda il vostro riso! Bene, se amate anche voi il buco, allora questa è la ricetta giusta. Provate questa variante, è proprio una ricetta fatta in casa, studiata in casa da Ombretta. Una mia invenzione, ragazzi! È una rivisitazione non fritta delle zeppole di San Giuseppe che vi ho postato qua. Da noi, per la festa del papà, si fanno questi dolcetti di riso che sono fritti. Sono delle crispelle, insomma, di riso fritte e ripassate nel Andate miele. Andate a vedere la ricetta, così vi Però spicciate e non glutine. Sentite lei. Infatti, guardatele, sono buonissime. Una delle ricette più gettonate di Due Cuori e Una Cappa. Brava. Dopodiché, però, io ho pensato: non voglio mangiare fritto, non voglio mangiare glutine perché ho provato un mese a stare senza glutine. Non voglio mangiare lattosio perché, mentre ci sono, faccio una ricetta che può essere utile a più persone possibile. Voglio il riso integrale dentro, voglio una ciambella integrale, voglio una ciambella buonissima, ragazzi, la genuinità fatta ciambella. Bravo. E allora provatela, mi raccomando, stracuocete il riso, non lasciatelo al dente perché poi in forno si tosterà leggermente, quindi se non è stracotto diventa duro. Okay. Questo è un errore da non fare. Allora provate la mia ciambella di San Giuseppe, chiamata così riecheggiando le zeppole. Tu non parli? Bene, proponete questa ricetta, questa ciambella anche per Pasqua, è utile anche per Pasquetta. Mi raccomando, continuate a seguire i nostri video, condividete e mettete qualche mi piace che non vi costa nulla. Ci vediamo sempre qui sulle vostre tavole. Ciao!